Mancano pochi minuti alle 14 quando via Fiorentina, uno degli assi principali di ingresso alla città, è di nuovo teatro di una tragedia stradale a cui questa zona di Arezzo non è certo nuova. Sono le 13:52 quando un 65enne che risiede in questa palazzina si trova a bordo strada a piedi e viene travolto in pieno da un'auto per cause in corso di accertamento. Le ferite riportate saranno per lui mortali, inutile l'intervento dei sanitari che hanno solo potuto constatarne la morte. Ci sono stati anche momenti di tensione quando l'automobilista responsabile dell'investimento è stato estratto dal veicolo sotto gli occhi dei parenti del 65enne. Sul posto anche varie pattuglie della Polizia Municipale per i dovuti rilievi di legge e per il traffico con il comandante Aldo Poponcini. È un incidente che purtroppo è un incidente mortale, ci sono le indagini in corso, si è già attivato tutte le norme e le normative per far sì di risalire alle cause dell'incidente. È stato attivato il procuratore, quindi purtroppo questo 2022 prosegue in una fase abbastanza critica, in quanto si è iniziato con un altro incidente mortale. L'arteria trafficatissima a quell'ora della giornata è rimasta chiusa per circa 2 ore.